Ciao grandissimi, oggi siamo qua in questo mare di erba medica perché voglio parlarvi di un diver. Cosa c'entra l'erba medica con? Perché vi parlo di un diver che sia da bosco che da riviera, un orologio definitivo, per me è il miglior diver che c'è sul mercato. Parliamo del Longines Legend Diver. Perché dico questo? Perché è un diver 300 metri, linee bellissime, pulitissime, doppia corona, dimensione giusta. Ed è un orologio estremamente versatile, con un Tropic è sportivo, estivo, il vero diver. Con un bracciale diventa un orologio 360 gradi, con un bel cinturino in pelle sa anche essere un diver di quelli molto eleganti. Quindi un orologio che è assolutamente a 360 gradi, che ha grande qualità, che ha grande blasone, che ha un costo tutto sommato molto accessibile, che monta un calibro esclusivo, perché un calibro che ETA produce solamente per questo modello di Longines. Quindi appunto, come vi dicevo, un orologio da bosco e da riviera, io lo uso nell'erba medica, lo uso al mare, lo uso in montagna, lo uso dappertutto e lo usa anche Pedro. Ma visto che è un orologio appunto da bosco e da riviera, adesso ce lo guardiamo un pochino meglio, un po' meglio nel dettaglio, vediamo un pochino tutte le caratteristiche, me lo provo al polso così vi rendete conto di come veste, è passato un trattore, di come veste e così vi rendete meglio conto, perché tutti si lamentano di questo lug to lug che sarebbe enorme, di queste anse lunghissime, quando poi in realtà è un guanto, ma comunque adesso lo vediamo meglio. Eccoci qua ragazzi, adesso lo vediamo un pochino meglio. Sto Longino 6 divino, messo il guanto, andiamo anche qui a una bella bella luce, guardate lo spessore, sentite Pedro che ansima sotto, fa venire la bava alla bocca anche a lui. Doppia corona, ovviamente non è un super compressor, si sa, vetro zaffiro, il quadrante degradé, dal nero fino al grigio chiaro, che è una cosa che non c'entra una mazza con il passato, ma questa è una riedizione, ci sta. Ora guardate le anse quanto sono spioventi, avvolge il polso, l'orologio non è spesso, ve lo posso garantire, non è assolutamente spesso, le anse sono lunghe ma sono molto sinuose, è un orologio che è perfetto sia come sportivo sia come elegante, sentite i croccantini che mangia sempre Pedro. Qua c'è il fantastico fondello, la scritta Legend Diver, pellicola messa da me, davvero segaiolo al 1000x1000. Io ho montato anche un tropico originale grigio. Comunque vedete, l'ansa è allungata, l'orologio è sicuramente di presenza, è sicuramente importante, ma vedete al polso, su un polso da 18,5-19, giudicate voi, l'orologio calza perfetto. Ovviamente le anse sono lunghe, arrivano a filo, ma siccome hanno questa forma che qua vedete, che è così spiovente, avvolgono molto bene il polso e tutto l'insieme risulta molto molto gradevole. Ovviamente ci sono le doppie corone, quella in alto, ora la svitiamo, manovra la ghiera interna, la seconda sempre a vite, muove il movimento che adesso vediamo di far partire. Gli diamo un pochino di stimolo, movimento che io ho rilevato essere di un preciso fuori misura, perché viaggia praticamente a 0,0 un secondo. Scritta solo Longines Automatic, nel complesso secondo me molto molto bello, si aziona benissimo, come vi ho detto ansa lunga, ma veste davvero davvero bene. Quindi andatelo a provare, mettetelo al polso e vi renderete conto che è un orologio che è assolutamente assolutamente portabile. La finitura della cassa è interamente lucida, la cassa comunque risulta molto lavorata, molto gradevole, la qualità delle lavorazioni è molto buona. Vediamo anche il quadrante nel dettaglio, c'è una piccola distorsione del vetro che però risulta molto molto gradevole. Benissimo ragazzi, questo era l'orologio, ora ritorniamo per le conclusioni. Ecco ragazzi, intanto qua, se sentite sempre ansimare durante i video, perché li faccio con questo facocero qua, va via Pedro, fila. Niente ragazzi, come avete visto l'orologio è fantastico, la colorazione mi è piaciuta tantissimo, ci ho messo ovviamente un tropico originale
grigio, mi trovo molto 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 bene. Sta passando una Panda vecchia 4x4, inquadra? Non le fanno più delle macchine così, mica come quella roba da fighetti che vi comprate voi, quella lì sì che è una bella macchina. Ma a parte questo, mentre sto così un po' a chinoni, si vede molta borsa, giusto? Va bene, comunque ragazzi, come sempre è stato un piacere, l'orologio vi ripeto è bellissimo, costa il giusto, è fantastico, quindi andatelo a provare, compratelo, ci sono tantissimi colori, ne hanno fatto uno per tutti i gusti. Quello da 36, me l'avete chiesto, non è il suo, non è il suo, il diver per me deve essere grosso, e poi comunque ragazzi la roba grossa piace a tutti, quindi smettiamola di fare i perbenisti. Come sempre è stato un piacere, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate like, stralike, mega live, lo zio vi saluta, ci vediamo alla prossima puntata, ciao a tutti.